Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata del Salotto del Calcio, prontissimi anche questa sera a parlare molto di Fiorentina, anche perché c'è stata la sosta per gli impegni della nazionale e quindi ci sarà da commentare il prossimo impegno dei Viola e soprattutto, gioco forza, la questione del rinnovo di Vlahovic, che in questi giorni sta veramente prendendo campo, una diatriba ormai sembra senza fine. Lo faremo il nostro dibattito insieme a opinionisti che molto bene conoscono Vlahovic e non solo molto bene, conoscono il mondo del calcio. Primo tra tutti, come sempre, qui al centro schierato, il nostro giornalista sportivo Marco Mordini. Buonasera a tutti e risiamo un'altra volta nella confusione più totale. Ormai è una condanna, una maledizione. Per me è stato fatto qualche indiano Apache, ha fatto qualche cosa. Dice lì c'è qualche macumba. No, non è possibile tutti gli anni. Non so. L'indagheremo. Se qualcuno ne è al corrente, però, ce lo può scrivere sicuramente attraverso i nostri canali social, che come al solito sono curati molto bene dal nostro Paolo Lora Lamia. Buonasera Alessia, buonasera a tutti gli ospiti e ai telespettatori. Ricordo che per intervenire in trasmissione potete mandare un sms, un whatsapp al numero 335-848-7509 oppure una mail a ilsalottodelcalcio@tvl.it. Aspetto da voi tanti messaggi perché insomma in questi giorni ho visto che soprattutto la questione Vlahovic è molto calda. Sì, chissà se anche i nostri ospiti speciali, come sempre opinionisti speciali che vengono a trovarci un po' a turnazione, questa sera ne abbiamo ben due schierati qui al mio fianco, hanno notizie più fresche, se possono darci qualcosa in più a livello di informazioni, anche perché sono stati impegnatissimi con una cosa particolare di cui noi abbiamo un po' parlato. Intanto diamogli il benvenuto a Celeste Pin. Buonasera. E Renato Buso. Buonasera. Buonasera a entrambi. Più avanti parleremo anche questa sera, scusa Alessia, direi due veneti a Pistoia. Sono diventati itineranti. Torna a trovarci poi un altro giornalista sportivo, David Fabbri. Ciao a tutti, buonasera. Bene, allora, come abbiamo detto in apertura, stasera parleremo sicuramente ampiamente del caso Vlahovic, una questione che sembra ancora non risolta ma che purtroppo ci troviamo ad affrontare prima di quanto forse ci saremmo augurati, anche perché viste le dichiarazioni che c'erano state da parte del giocatore, la società secondo me si era mossa per tempo per cercare di rinnovare questo contratto. Il problema è che l'accordo non si è trovato e credo che a questo punto non sia neanche facile risolvere la situazione. Si era paventata la possibilità di riconciliarsi per Vlahovic con la Fiorentina se avesse abbandonato i procuratori, cosa che non credo mai. Non credo faccia, no. È una situazione bruttissima. Ci ritroviamo per l'ennesima volta all'ennesimo caso umano, calcistico, come è stato fatto per la gestione di Federico Chiesa, che è stato poi tutto l'anno, e meno male ce l'avevamo, infamato a ogni pallone sbagliato oppure traditore, e qui ci siamo alle solite un'altra volta. Io credo e lo ribadisco per l'ennesima volta che è un errore societario, perché queste situazioni, specialmente secondo il mio umile pensiero, la situazione di Vlahovic, che è un grande campione, viene gestita in maniera sbagliata da un presidente che spara a zero, o ha ragione o torto, lo può essere, bisogna farlo all'interno della società, si chiude la stanzina e ci si mette a parlare di tutte le situazioni. Se non ce la fai, vai subito in contropartita, cerchi di valutare chi è che può comprare questo calciatore al massimo per far entrare in tasca a noi i soldi, e poi devi cercare un sostituto. Ma andare a sparare a zero su uno dei più grandi nostri calciatori, dove è il nostro bomber che l'anno scorso ci ha salvato veramente dalla cosiddetta, se no eravamo veramente messi ma molto male. Ci ritroviamo ora in questa situazione e a gennaio
io penso che debba andare via, perché mi immagino i fischi o quello che potrà succedere al primo errore sbagliato o alla prima situazione sbagliata. Ma non facciamo vedere, vedi, questo c'è già pronto il sostituto, è una cosa tragica. Ora se questo viene al posto di Vlahovic, veramente per me si finisce il mondo del calcio. Comunque il mondo del calcio sta veramente scomparendo, perché in mano a questi procuratori che ricattano anche, o che sia società o calciatori, per questa gestione di miliardi e di soldi che con una firma di procura non si sa quanto possano prendere, però si mette in condizione il ragazzo di non scegliere oppure di scegliere altre strade. Ora è una situazione veramente brutta, e qui concludo: chi infama Vlahovic secondo me ha veramente le rotelle un po' fuori posto, perché questo ragazzo, abbiamo ripetuto e l'abbiamo detto mille volte, è venuto anche qui Bigica in diretta, che ci raccontò della telefonata del ragazzo che pur di giocare era sceso in primavera, ha dato il suo contributo. È normale, e questo è richiesto dalle migliori squadre europee, Coppa dei Champions, la vecchia Coppa dei Campioni, soldi. È normale che noi, e se continuiamo così non ne leggeremo uno, però la società sbaglia in forma dilettantistica, perché a questi livelli non siamo a giocare al cricket in qualsiasi posto, ma siamo una società di calcio, non siamo in America e qui siamo in Italia, bisogna gestire in un'altra maniera. Però secondo me è una cosa veramente scandalosa gestire. Ecco perché quando io dico che bisogna avere dirigenti di calcio in società per gestire anche queste situazioni. Allora, sicuramente il presidente commisso si è un po' risentito, viste le pretese, possiamo dire, un po' esose da parte dei procuratori, Renato. Poi Vlahovic, forse anche la sua volontà di restare a Firenze non era poi così forte come era sembrata all'inizio, perché insomma non è che abbia fatto molto per contrastare il procuratore, per quel che si è sentito fino a questo momento. Non so, ma se mi sbaglio. Sì, no, ma hai ragione, Alessia, è così, ma sai, quando ci sono queste trattative di un giocatore che diventa tra i più importanti in Europa, e poi è difficile andare lì e proporti un contratto, perché io credo che sia stata gestita male la cosa un po' da tutte e due le parti, ma fondamentalmente è un ragazzo che comunque a Firenze ci ha sempre tenuto, è un ragazzo che secondo il mio punto di vista, se la Fiorentina, senza adesso mettere la gogna o senza fare troppe dichiarazioni, se la Fiorentina a fine dell'anno aveva fatto un percorso serio e quindi aveva raggiunto probabilmente, e come tutti speriamo, la Coppa UEFA o comunque anche una posizione, magari, che ne sa, nel calcio si può mai sapere, anche di livello ancora superiore, secondo me il rinnovo veniva, non dico automatico, ma il ragazzo probabilmente avrebbe fatto come ha fatto poi Milenkovic, avrebbe rinnovato il contratto. Perché credo che in questo momento non sia solo i soldi che del ragazzo, che sono fondamentali, che c'entrano per l'80%. Assolutamente, ma sia anche un progetto, cioè il ragazzo sa di avere 21 anni, sa che in questo momento è sulla bocca di tutta Europa e sa che può andare in una squadra che si può giocare a Champions. Questo quindi è il risultato che secondo me dentro di lui pensa e che ha dentro di lui. Poi c'è il procuratore che invece ha un pensiero diverso, ha un pensiero di monetizzare il più possibile, ma quello è purtroppo... negli ultimi 10 anni le società ci hanno sguazzato e adesso diventano un problema, certo, ma ci dovevate pensare prima. Cioè, allora, siccome non sono io la società e non sono io la federazione, si fa un bel protocollo, si studia la formula e vale per tutti. Siccome visto che il Milan ha preso questa squadra, l'Inter ha preso questa squadra, la Fiorentina vuole prendere questa squadra, questa strada, portiamo avanti un discorso che non si possa più spendere certe cifre, che non si deve essere ricattati dai procuratori, non si deve essere ricattati dagli agenti. Però è un discorso così in questo momento che la Fiorentina, secondo me, non ne giova la città, non ne giova il giocatore, non ne giova la squadra. Io ho visto le dichiarazioni di Italiano, la prima cosa che ha fatto cos'è? Ha blindato il ragazzo. Subito, cosa ha fatto? Non ha voglio fatto che la squadra sia minata, ma in questo caso non è stato nessuno che la società. Quindi sotto questo punto di vista lui per forza, perché sa quanto sia importante questo ragazzo, sa quanto e come si allena, perché questo non è una cosa da poco, e quindi sa che per lui è fondamentale, perché poi alla fine fa l'allenatore e lui poi deve mettere in campo la squadra che gli dà più garanzie. In questo momento la vedo buia mettere uno al suo posto che dia più garanzie di Vlahovic, e quindi questo lui ha fatto molto bene. Però secondo me un passo indietro andrebbe fatto un po' da tutte e due, nel senso,
la società, non dico ritrattare, ma cercare di compattare la città, compattare i tifosi per portare avanti la Fiorentina in questo entusiasmo che c'è, e non smorzare e dare colpa a una persona, perché secondo me non ne giova nessuno, non ne giova la società, non ne giova la squadra, non ne giova la città, non ne giova i tifosi, non giova nessuno. Anche noi adesso siamo qui a parlare, memori dell'anno scorso, sembrava comunque poter parlare di calcio, di entusiasmo, di risultati, di andare a Venezia a cercare una vittoria, no, per poter essere ancora lì davanti, e siamo qui a parlare di una situazione che non ci saremmo aspettati. Però anche di Milenkovic abbiamo parlato a lungo lo scorso anno, poi la vicenda in realtà si è risolta bene, nel senso che Milenkovic ha deciso di restare. Quindi... Ma è restato perché nessuno gli ha proposto quello che pensava, che è diverso. Non ha ricevuto proposte migliori, offerte migliori. No, non ha proposte migliori e squadre che potevano permettergli un campionato diverso da quello della Fiorentina, perché la sostanza è poi quella, però ripeto, è un conto è Milenko e un conto è Vlahovic, sono due cose completamente diverse. Celeste, secondo te ci sono immagini per poter accantonare questa vicenda e far ripartire la squadra da dove era rimasta due settimane fa, cioè da un gioco buono, un italiano trascinatore, quindi una squadra che compatta, gioca delle belle partite e ci fa divertire? Ma dal mio punto di vista quello è d'obbligo per tutti, per la squadra, per i giocatori, per l'allenatore, per la società, anche perché un percorso diverso da quello che era stato il percorso degli ultimi anni e delle partite giocate alla testa della situazione, perché abbiamo vinto, abbiamo perso, ma abbiamo sempre giocato la partita. Quindi questo aspetto qua sicuramente non deve venire a mancare. Dopodiché di questa situazione io delle volte ci penso, ci ripenso e mi meraviglio di chi si meraviglia, perché il calcio è questo. Quindi non, il calcio è cambiato da quando c'è la sentenza Bosma che il calciatore non è più proprietà della società, ci sono i procuratori che fanno il loro lavoro, fatto bene, fatto male, questo, come diceva prima Renato, dovrebbe essere più un controllo da parte della federazione, però se questo non c'è, questa gente tira l'acqua sul mulino. E quindi le società cosa possono fare? La società può fare un contratto lungo a un giocatore e prima che venga la scadenza di 2 anni decidere insieme, continui o vai via. Però non a gennaio, magari a luglio, a giugno, luglio, quindi il mercato quando c'è la ripartenza del campionato. Adesso ci troviamo in una situazione chiaramente difficile, anche perché poi c'è sempre chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro, però la cosa fondamentale è che questi giocatori vadano in campo e quando lui sarà chiamato ad andare in campo abbia la possibilità di esprimersi come lo ha fatto fino a ieri. Quindi se questo non avviene è un dramma, secondo me, perché la Fiorentina non merita questo. Allora contratti, non si deve far firmare contratti, tanto andrebbero via comunque. Ma questo è anche se firmi un contratto, questo. Tanto voglio dire. C'è questo, non bisogna meravigliarsi. Andare via, va via. È così. Davide, tu sei del parere che comunque un minimo di riconoscenza Vlahovic verso la società, che comunque lo ha valorizzato e che ora gli permette sostanzialmente, in virtù di quello che ha fatto l'anno scorso, di fare un po' la voce grossa, dovrebbe averla Vlahovic oppure no? Non ci possiamo sperare in queste cose. Ma allora, il fatto di riconoscenza penso Vlahovic debba tantissimo a un po' tutta la Fiorentina, a tutti gli allenatori che ci sono stati già prima italiano e già comunque anche la dirigenza stessa, che comunque gli ha permesso di diventare quello che è oggi, uno degli attaccanti più giovani, più gettonati, per tutto quello che ha fatto e ha fatto vedere. Quindi la riconoscenza sicuramente, almeno a livello di gol, qui si parla proprio di contributi concreti, che sono quelli che fa lui, sono i gol, servono le sue giocate, anche perché abbiamo visto quanto è importante in fase di costruzione. Insomma, il gol col Napoli è alla fine è venuto fuori perché ha fatto una giocata Vlahovic, uno schema bello con l'inserimento di Martinez quarta, quindi lui è inserito perfettamente all'interno dell'idea di gioco italiano ed è un perno centrale. La responsabilità, penso un ragazzo forte come lui, come ha dimostrato tante volte, ce l'ha, è uno che va oltre a tutto, va oltre insomma quei bruttissimi cori razzisti che ci sono stati a Bergamo, se ne è fatto un baffo. Secondo me se ne può fare benissimo una ragione, anche se dovesse arrivare qualche critica da qualche, purtroppo insomma è tifoso, c'è da capirlo se qualche critica può arrivare, però insomma i mezzi per ripagare la società e comunque una città che l'ha voluto diciamo
gli ha voluto bene fin da subito, fin da quando è arrivato, fin da quando si è affacciato ai palcoscenici importanti, penso ce la possa avere. Poi insomma è interesse suo far bene, perché se la società vorrà monetizzare un po' di quella che può essere effettivamente il suo reale costo, può anche aumentare. Se lui comincia a fare ancora più gol, cioè non c'è più a quel punto nessun limite, lui è interesse suo, è interesse della società continuare a far bene. Se lui riuscirà a dimostrare che diciamo questi attriti che si sono creati questa settimana non gli fanno niente, lui è veramente una risorsa in più per quella che è la rosa della Fiorentina. È il terminale offensivo, è quello che deve fare gol, interesse suo, interesse della società, interesse nostro, di osservatori, di tifosi, e quindi io penso che da ripagare ce n'abbia tanto in quanto lui è quello. Ma conoscendo il carattere suo, non credo che se ne frega dei fischi e terminale offensivo obbligatorio, perché abbiamo solo lui. Di questo parliamo tra pochi minuti, subito dopo la pubblicità. Ripartiamo allora con la nostra diretta, perché so che ci hanno scritto, e quindi vado subito a interpellare il nostro Paolo per sapere cosa ne pensano i telespettatori da casa. Sì, c'è una domanda per gli ospiti e una considerazione. La domanda è questa, da parte di Alessio: dopo i casi Messi e Donnarumma andati via zero dai club e i casi prossimi di Mbappé e Vlahovic, volevo sapere se secondo i vostri ospiti l'idea delle società che vendono i cartellini dei giocatori è anacronistica. La soluzione potrebbe essere quella di trade e free agency come negli sport americani. Allora, vado subito, Renato. L'argomento l'avete tirato in ballo. Da questo lato. Ha fatto bene a precisare anche, cioè, qui si è persi a parametro zero da Messi a certi giocatori. Mbappé aveva chiesto anche di andare via, come ha detto. Insomma, è diventato in questo momento molto difficile gestire questa situazione, come ha detto bene Celeste, perché il mondo del calcio è cambiato dopo la legge Bosman. Ma diciamo che è cambiato e negli ultimi 10 anni è peggiorato, che è una cosa diversa tra migliorare la situazione, perché purtroppo non c'è stato più, non di contetto salariale, che in America non ha funzionato, ma non c'è stato più una distribuzione equa, e ci sono stati solo dei grandi sprechi a grandi giocatori che poi dopo in sostanza sono stati strapagati, ma credo che poi non ci siano solo questi. E quindi sotto questo punto di vista diventa veramente difficile creare delle regole, perché il mercato libero, e poi con l'avvento degli arbitri, dei sceicchi, dal Paris Saint-Germain al Manchester City, e lo stesso Abramovic nel Chelsea, insomma, e quindi diventa difficile poi andare a fare un mercato italiano che non sia paragonabile a queste squadre. Cioè, noi ricordiamo che Berlusconi ha rinunciato al Milan perché non poteva più tenere certe situazioni nel Milan, cioè parliamo di Berlusconi, cioè è uno dei più ricchi in Italia, e quindi fai fatica a mantenere quel tipo di regime di contatto economico per mantenere una società, per prendere dei giocatori, e quindi diventa difficile, improponibile per l'Italia a livello economico in questa situazione ormai che c'è. E viene fatto dove? Viene fatto in certe società. Vediamo che il Barcellona in questo momento fa fatica perché non c'ha dietro una potenza forte, e lo riesce a fare il Paris Saint-Germain, il Manchester City, il Tottenham, il Chelsea, tutti oligarchi o arbi o gente che ha miliardi di euro. Quindi è un mercato condizionato, contaminato da questo, e bisogna farsene una ragione. Se più uno non trova una soluzione, non so quale sia la soluzione. Io la soluzione credo che sia veramente complicata e difficile, perché un mercato libero non credo che puoi dare fino a determinate regole, perché una volta se ne parlava anche in altre situazioni, è difficile mettere dei puntelli italiani che poi in Europa non sono mantenuti, quindi diventa difficile, ci vuole un'organizzazione europea, ci vorrebbe appunto la FIGC insieme alla UEFA e addirittura la FIFA per poter un cambiamento radicale, e questo va fatto tutti insieme. Non lo fai mai. Ma io credo che solo adesso, anche la situazione che c'era stata poi con la Juventus che voleva fare la Superlega insieme a Barcellona, questo è tutto figlio di queste situazioni. Perché loro sanno che non possono più mantenere certi costi, sanno che non possono più mantenere certe situazioni, e vogliono fare un pacchetto come quello americano, del football americano, cioè dove c'è spettacolo, ci sono le grandi squadre, dove viene venduto un prodotto in America, introiti grossi di società che hanno un certo tipo di blasone, di spettatori. Ma questa, per il mio punto di vista, poi è ovvio, è solo il mio, è la morte del calcio, è la morte anche del calcio locale.
Perché questo poi si tramuta anche in conseguenze enormi, basta vedere adesso la Serie C, la Serie B che fa fatica, la Serie C che sempre meno squadre, e quindi diventa veramente un mondo complesso, e mantenere quei costi, secondo me, in questo momento in Italia non lo puoi fare, non puoi assolutamente gestire certe situazioni, non riescono a farlo all'estero, figurati se riusciamo a farlo noi in Italia, quindi è un grosso problema, difficile da gestire e da trovare una soluzione. La soluzione la possono trovare solo le federazioni, cioè UEFA, FIFA e poi ovviamente con le varie federazioni, perché secondo me è un problema grosso, perché non c'è, cioè guardando anche le categorie inferiori, veramente si parla in questo momento non quasi di morte delle società, ma io, per me i veri campioni sono lì, perché mantenere certe società in vita in Serie C, io credo che ci sono delle persone che sono fantastiche, perché non so come fa, è un miracolo, i costi, pagare i giocatori, pagare tutte le pendenze che hanno, cioè diventa veramente incredibile, e questo secondo me ci vorrebbe una distribuzione maggiore, quindi anche sotto questo punto di vista magari do 1-2 milioni in meno a un campione e riesco a costruire un settore giovanile sotto. Sono tanti aspetti che si possono valutare e fare, però è veramente un mondo, un mondo che c'è dietro. E poi ho detto bene, perché poi ne va a risentire non solo la Serie C, i campionati minori e quelli giovanili. L'esempio lampante lo abbiamo in nazionale, che non abbiamo un centravanti vero alla vecchia maniera come abbiamo sempre avuto, perché sono sempre più stranieri che arrivano e prendono posti, occupano posti delle migliori squadre, sono stranieri, va a sapere Lukaku che da parte è andato via, Vlahovic o Morata o altri, poi la nazionale italiana è mancante di queste cose e non riusciamo poi a tirare su, anche dall'Under 21 sono bravissimi ragazzi ma non trovano spazio per andare a giocare. Poi la Serie C abbiamo avuto lunedì sia Mattia Lombardo che Zanon, le difficoltà di questi due bravissimi calciatori che hanno dovuto scendere di categoria per andare a giocare, perché c'è quel di mezzo, questa situazione degli esterni, degli under, ma qui veramente purtroppo per dare una svolta c'è voluto un genio come Mancini, che in nazionale è arrivato su certi giocatori prima dei club, che in realtà dovrebbe essere il contrario, cioè lui ha convocato Zaniolo prima che arrivasse in Serie A, ha convocato Raspadori, pare stia già mettendo sotto i riflettori Luca, che si è giocato solo qualche partita in Serie B, però da solo non può fare più di tanto, ha fatto già anche troppo vincendo un europeo, arrivando a quella manifestazione sulla carta con una squadra inferiore rispetto a tante Europa, altre. Ho fatto vedere una bella statistica l'altro giorno, in Europa l'Italia insieme alla Germania, e hanno guardato Germania, Francia e Italia, cioè gli under 19 che giocano in Italia in minutaggio, cioè tipo adesso non me la ricordo di preciso, ma noi siamo 10 volte sotto la Germania e 15 volte sotto la Francia, cioè è impressionante come noi non riusciamo a far giocare giovani. La Spagna è nato fargli esordire, fargli fare minutaggio, proprio non c'è questa idea. Della Spagna, che ha già visto, che ha giocato contro di noi Gavi un 2004, quando vedremo un 2004 giocare nella nazionale italiana? Tra 5 anni probabilmente. 2001, 2002 e 2004 mi sembra che ci sono già grandi. Sì, tre giovanissimi. Tre giovanissimi, ma come stanno giocando in maniera eccellente. Ma se abbiamo dei riferimenti nella Lega Calcio, ci sono i personaggi che prima Tavecchio, poi Gravina, poi insomma, se abbiamo, giriamo sempre soliti, ma le situazioni, basta vedere il mondo del calcio dato in mano a Dazon, che nel senso si sapeva tutti, no? Era una questione di soldi e basta. Non c'è niente da fare. Sì, Dazon, non so se avete visto nel fine settimana, quando ci doveva essere in teoria l'amichevole tra Juve e Alessandria, ha dato forum, quindi insomma ci sono diversi di problemi. C'è qualcosa che non funziona. Celeste, noi ora ci troviamo, abbiamo ampiamente parlato durante il primo spazio a questionare su Vlahovic ad opera, se vogliamo dire, di quello che è accaduto tra soprattutto il procuratore e la società. Ora, fermo restando che in questo momento Vlahovic è una pedina importantissima nel gioco della Fiorentina, io credo che la Fiorentina debba comunque guardarsi intorno per rinforzare proprio quel reparto, perché è vero che Vlahovic è importante, insostituibile, però
uno potrebbe andarsene e la cosa insomma si sta piano piano avvicinando sempre di più, e due, comunque da solo non può reggere tutto l'anno con questi ritmi, soprattutto considerando il gioco di italiano. Ma credo che questa situazione la Fiorentina la stia per forza di cose pianificando, anche perché bisogna capire poi se questo giocatore esce a gennaio o esce a fine campionato. A gennaio la vedo dura, trovare un giocatore comunque che possa sostituirlo e inserirsi, diciamo, in un meccanismo così d'acchito. Quindi io credo che la Fiorentina abbia anche il tempo e la voglia soprattutto di non sciupare questa stagione e quindi di programmare magari l'uscita di Vlahovic a giugno, e poi morto un papa se ne fa un altro, perché vuol dire, se no qui stiamo parlando di Vlahovic, io mi sono anche annoiato sinceramente. No, perché se no veramente, se è una sua scelta, del resto il calcio è questo, vuole andare via da Firenze, non sa cosa perde, però arrivederci, grazie, è stato bello. Però ci resta chi sostituisce, ma chi prende, ma arriverà qualcuno, arriverà Vlahovic 2 la vendetta, non ti preoccupare, certo, in mano a loro. E se, insomma, già 4 sessioni di mercato sbagliate, la quinta aggiustata. Celeste, questo è classico pessimista. Ma come mai allora si torna non sempre? Non è cambiato. Come ho detto, ritorna, no? Perché mi dici pessimista, ma 4 sessioni sbagliate. Ora, ma scusa, ti devi lamentare che la Fiorentina quest'anno. Ma se la società di Serie A non può avere una punta e basta, non lo può avere, è impensabile. E chi è che ha fatto l'operazione Cocorin? Quello che sta dietro quella Gigini, no? Non diciamo. Cocorin è un'operazione sbagliata. Chi l'ha fatta? Ma va bene, ma nel calcio ci sta. Io non. Cioè, non è ma tutto... non c'è un'altra Celeste. No, non c'è un'altra punta. Allora, Cocorin è un giocatore che in Italia, dal mio punto di vista, non ci può stare, ma perché? Per tanti motivi. Ma io poi vorrei anche su questo discorso guardare un attimino lo storico, quanti giocatori russi hanno giocato bene in Italia? Infatti, no, io c'avevo Zavaro, era già un livello molto superiore, eppure in Italia è durato un anno, due. Storicamente guardiamo anche questo, allora è un'operazione sbagliata, ma io credo che l'abbiano riconosciuta. Però andiamo avanti, non è che si ferma il calcio con un'operazione sbagliata o una fatta giusta. Però il tempo passa. Lo so. Però... stavamo andando bene, la situazione. Perché non possiamo continuare ad andare bene? E chi l'ha detto di no? Non so quella situazione. Però Marco convinto. Si pone il problema, ma quando anche mettiamo Vlahovic, ha bisogno di una partita di riposo, cosa facciamo? Io faccio Marco. Salti, io spero che Vlahovic con la testa come ha, come lo conosco io, penso che lui vada in campo e si isola completamente, no, e continua deve fare a fare il professionista. Fondo, sicuramente lo farà, allora, il professionista, ma lo deve fare, lo deve fare, ma certo, ma non per boicottare nessuno, no, perché lui mette la maglia della Fiorentina e quando va in campo deve essere all'altezza della maglia, certo, della Fiorentina, quindi certo. Non, su questo non ci sono dubbi. Poi quello che avverrà, abbiamo, io mi auguro soprattutto che la Fiorentina faccia tesoro anche delle esperienze negative, e questo non succeda più in futuro, perché è questo che dobbiamo guardare il futuro in maniera positiva, perché abbiamo un presidente comunque che ha una gran forza e deve cercare di entrare su questo calcio e convivere con questo calcio, perché questo calcio è questo, non si può, non puoi sbagliare niente. No, non puoi sbagliare. Se qualcosa ha sbagliato si farà di necessità virtù, ma in funzione di una Fiorentina che deve crescere e deve arrivare a certi livelli. Io quello voglio della Fiorentina, poi Vlahovic o non Vlahovic, quello sì, quello sì. Voglio una rosa competitiva e una squadra che mi dia soddisfazione. Mettiamo in mano la situazione a Burdisso, il resto deve stare a casa. Senti, in controtendenza con quello che è il parere dei tifosi in generale, mi sembra, a Firenze, Claudia sta dalla parte del nostro attaccante, giusto Paolo? Sì, assolutamente. Stranamente stasera ci sono più tifosi, diciamo, moderati o comunque pro Vlahovic rispetto a tifosi inferociti, perché devo dire che sui social ne ho visti diversi in questa settimana. Comunque Claudio, per citare proprio il messaggio di cui parlavi te, scrive: forse siamo più noi che dobbiamo a Vlao che lui a noi, lasciamolo tranquillo, non roviniamo anche questo campionato. E invece quest'altro telespettatore che ci ha scritto proprio pochi secondi fa: buonasera, bravo Pin, se Vlahovic vuole andare via vada, morto un papa se ne fa un altro. Giustamente. Però che non vada a lei un'altra volta, a lei, ma dove vuole, ragazzi, no, a lei no, certo, basta, non se ne può più di lei, perché su questo sono d'accordo con Marco, no, ora basta, sul serio, uno ci può andare, anche perché due, se no. No, poi finisce che Marco
cambia squadra. Te lo immagini, uno, Vlahovic ce torna due, per Nardini. Scusa, allora. È vero, ce ne sono due. Sì, è vero, bravo, ce ne sono tanti. Sì. Ce ne sono due dentro. Quadrado, Bernardeschi. Mamma mia. Che squadra, mia mamma. Mamma squadra. No. Fate a pensare che squadra potrebbe essere la Fiorentina. Avessimo tenuto veramente questi calciatori una minima parte, perché poi il resto... Noi a Firenze potevamo avere delle squadre eccezionali, specialmente quella degli anni 88, 89, 86, Passarella, Massa, no, veramente. Potevamo fare un ciclo a Firenze di vittorie continue. Vabbè, però ora queste stiamo andando a scavare nel passato, quest'ora non giocherebbero più. Qui. Tutti sono passati là, poi uno degli ultimi. Allora, anche lì Mencucci aveva detto operazione Marco, sbagliata, cioè certificato di Vlahovic, scusami, di Halilic, non so se ti ricordi, quella fu stata una cosa clamorosa anche nel ritiro, smette di allenarsi Marco, perché... Però lì non c'ha nessuna colpa per te, almeno questo lo devo dire. Lì non c'entrava niente, una delle pochissime colpe, perché per l'amor di Dio. Va bene, allora tra pochi minuti parleremo ancora di Fiorentina, poi faremo anche il punto per quanto riguarda come sempre il settore giovanile e tutte le squadre toscane, quindi restate con noi pochi minuti e torniamo qui con la nostra diretta del Salotto del Calcio. Bene, allora ripartiamo ancora parlando di calcio, la Fiorentina, l'argomento che abbiamo trattato in questa prima parte della trasmissione. Paolo, ci sono nuovi messaggi, è arrivato qualche altro commento da parte dei telespettatori o ancora non vogliono sbilanciarsi troppo? Sì, c'è stato qualche commento alla luce sia del fatto della settimana ovviamente di Vlahovic che delle considerazioni dei nostri ospiti. Per esempio c'è questo telespettatore Luciano che ci scrive: buonasera, alla luce di quello che giustamente ha sottolineato Buso, ma allora che cosa dobbiamo pretendere da presidente commisso considerando bilancio e incassi della Fiorentina e rapporto ai top club? Ecco, questa è una domanda interessante. David, tu pensi che il commissario abbia fatto abbastanza, la società abbia fatto abbastanza, si sia mossa per tempo oppure potevano fare qualcosa in più? Vabbè, analizzando la situazione attuale mi viene da dire sì, che è stato fatto, diciamo, una grande ricostruzione, se vogliamo, a livello di squadra, però c'è sempre qualcosina che manca. In questo caso manca effettivamente un attaccante di riserva, e ormai è un dato di fatto perché c'è solo Vlahovic, ce l'abbiamo detto. Però per quanto riguarda gli investimenti abbiamo visto che, insomma, la volontà c'è, non si può dire nulla, perché comunque lo stesso Nico Gonzalez, insomma, è un giocatore importante, anche per, insomma, per quanto è stato pagato, è quello che comunque è stato anche il colpo in sé, perché comunque è stato il primo colpo di risposta a quello che è già stato uno shock, diciamo, l'addio di Gattuso improvviso. La Fiorentina è stata brava perché ha fatto capire che comunque le tensioni c'erano e ha preso un giocatore forte che comunque poteva essere, diciamo, così anche caldeggiato un po', invece è stato proprio preso subito, e quello è stato già un segnale che mi ha fatto capire qualcosa stava cambiando, no? La direzione, diciamo, era di quelle diverse, di quelle visto finora. Però detto questo, comunque poi sono arrivati Torreira, sono arrivati, insomma, giocatori anche che, voglio dire, non è che ci si può fare nulla. La Fiorentina aveva cercato anche Zappa Costa fino a che non arrivava l'Atalanta e se l'è portato direttamente via, quindi la volontà di investire c'è sicuramente. Magari ci sono ancora degli errorini che purtroppo fanno capire che bisognerebbe cercare di stare forse più sul pezzo su certe trattative, perché effettivamente il discorso di Kokorin è quello che a me mi lascia ancora perplesso dopo quasi un anno, perché effettivamente se tutti dicono che Kokorin non era fatto per la Serie A, perché l'abbiamo preso, questo non lo so, non lo sa nessuno, però non è ancora un mistero. No, perché magari potevi veramente investire su un giovane, che ne so, anche su uno Scamacca, un Raspadori, su qualunque altro giocatore, magari poteva essere più lanciato in qualsiasi momento, anche per dare un po' appunto di rifiato a Vlahovic, come si diceva prima. Però io penso che la Fiorentina la voglia investire ce l'ha, bisogna solo avere più criterio nel saper costruire, diciamo, la squadra. L'italiano aveva chiesto un sacco di esterni, è rimasto con gli esterni contati, quindi anche lì magari potevi fare molto di più. Però sono sicuro che la strada è quella giusta, perché già aver fatto degli sforzi sul mercato, ripeto, insomma, anche aver preso giocatori che possono fare la differenza come Gonzalez, alla fine è significato qualcosa. Magari io non lo so, il volere provare a tutti i costi Vlahovic è stata da un certo punto di vista una forzatura, perché forse qualche indizio già a inizio estate doveva esserci.
Però magari su quello non possiamo sapere effettivamente com'è andata e, ripeto, non giudicherei la volontà di non investire da parte di commisso su questo. Per quanto riguarda invece la riti al sistema che ha fatto, sono in parte d'accordo, perché effettivamente qualcosa non va e si evince. Insomma, la lotta la fanno in tanti, e se il commisso sceglie di fare una cordata con gli altri presidenti di Serie A, tirando un ballo magari anche quelli che magari sono delle squadre, diciamo, non delle ultrapotenti, ma di quelle, insomma, di alta media classifica, magari qualcosa possono fare. Sul discorso degli ingaggi parlo anche. Però è tutto un discorso in divenire, quindi la fiducia su questo è massima. Faccio l'ultima domanda a Renato, visto che ci ha avuto a che fare proprio da vicino con Dusan Vlahovic l'anno scorso, quando era nel suo momento migliore. Replicare il secondo anno sui livelli dell'anno passato, quando ha segnato 21 gol, non è semplice, anche perché tutte le difese si stanno attrezzando per contrastare al meglio il nostro attaccante. Deve ancora confermare qualcosa? Deve ancora dare dimostrazione di qualcosa? Oppure tu, che l'hai visto da vicino, ci puoi dire che non deve dimostrare niente a nessuno? No, allora, dimostrare, nel caso di dimostrare domenica per domenica, io vedevo giocatori come Del Piero e Totti contestati dopo due partite perché non facevano gol, quindi il calcio brucia tutto e immediato. La domenica tu vinci, sei stratosferico, bravo, la domenica dopo devi riproporti e fare sempre, perché il calcio veramente è veloce, brucia tutto velocemente, quindi assolutamente deve rimanere sempre lì concentrato, attento. Ma lui, sotto questo punto di vista, non molla mai, è un ragazzo anche di grande personalità, e quindi deve mantenere, cercare di essere sempre in queste situazioni di grande entusiasmo, grande voglia, grande cattiveria sportiva. Quella non la deve mai perdere, perché in questo momento capisco che, insomma, su di lui c'è molta pressione. Lui ha una grossa personalità, ma ripeto, questa pressione che ha, lui la deve anche, e chi gli è vicino, aiutarlo. Quindi anche in questo caso, che anche se la società, il commissario ha detto certe parole con tutte le sue ragioni, poi tutto il resto si deve stringere a questo ragazzo e far capire che tutti sono con loro, può sbagliare, come ha sempre detto anche l'anno scorso, devi sbagliare. Se sbagli vuol dire che fai qualcosa, vuol dire che ci provi, vuol dire che arrivi, vuol dire che prima o poi ti va bene, perché se hai le qualità poi emergi. E questo punto di vista deve essere assolutamente condiviso da tutti. È un ragazzo che deve dimostrare sempre, deve dimostrare di valere, deve dimostrare di avere la capacità realizzativa, ma quello che mi interessa più di tutto è che la Fiorentina faccia bene, come ha detto anche Celeste. Poi, sai, quando poi va via un giocatore, qui è andato via, Baggio, è andato via certi giocatori, Chiesa lo stesso, insomma, sono altri giocatori campioni, via. E quindi sotto questo punto di vista poi si va avanti, ma quello che resta, cosa resta? Resta la Fiorentina. Ecco, io non perderei questa costruzione, cioè questo assetto, questa mentalità, questa voglia di fare bene, questa voglia di creare sempre qualcosa di più. Quel qualcosa di più deve essere fatto assolutamente da parte della società e dal gruppo, e ovviamente seguire quelli che sono i dettami dell'allenatore. Ma questa è la convinzione che deve avere in questo momento la Fiorentina e la società, è di costruire qualcosa di importante. Vlahovic, c'è stato un episodio, chiudiamolo, facciamola finita e ci stringiamo. Come ha detto Celeste, per me a gennaio non ha senso venderlo, perché poi non trovo sostituti, secondo il mio punto di vista, che possono venire a gennaio e che possono fare quel tipo di gioco, quel tipo di giocatore. Quindi secondo me si porta fino a giugno, poi a giugno vedremo cosa succede, ma secondo me questa può essere la soluzione migliore. E come conosco bene Fiorentino, se poi dai tutto l'anima, anche se sbagli qualche partita a livello realizzativo, ma dai l'anima, a Vlahovic gli daranno solo applausi, perché loro hanno sempre guardato queste cose qui. Quindi il tifoso, l'importante è che ti impegni. Certo. E io direi che però abbiamo qui due persone che, insomma, non sono proprio nate a Firenze, ma che poi l'hanno scelta a Firenze. No, soprattutto quindi, dopo un'ora di Vlahovic, avrò toccato. No, è vero o no, Celeste, mi sbaglio? Come no? Quindi voglio dire, Fiorentini in adozione. Perché secondo me la miglior pubblicità a Firenze la fa chi non è di Firenze, perché chi la sceglie è diverso da chi ci nasce. E voi, insomma, addirittura ora avete scritto un libro dove parlate di Firenze, della vostra esperienza, della vostra vita anche a Firenze. Quindi
Insomma, mi sembra che sia proprio il modo migliore, no, per fare pubblicità alla nostra, cioè alla nostra. Certo. Io mi sento un po' Fiorentina, glielo devo dire, certo. Dai, anche un po' d'adozione. Però beh, questo diciamo è la ciliegina sulla torta, no? Perché scrivere io e Renato ci siamo trovati per caso, per il destino, no? Ritrovati dopo aver giocato insieme, e quindi abbiamo scritto quello che abbiamo convissuto nei nostri 2 anni alla Fiorentina, e soprattutto da dove siamo partiti, dalle origini, che tutti e due veniamo dalla provincia di Treviso, e il destino ci ha voluto portare a Firenze, dove ora entrambi siamo residenti e abbiamo le nostre radici, le nostre famiglie. Quindi poi scrivere sulla Fiorentina, su Firenze, è facile. Ci riuscirebbe anche Marco Mordini. Quindi questo passaggio. Però questo libro racconta aneddoti, situazioni vissute da entrambi nel nostro spogliatoio, da Roberto Baggio, Di Chiara, Nappi, a tutti quelli che hanno, Pioli, Iacchini. Abbiamo vissuto Malusci un bel periodo insieme, e quindi siamo riusciti a farci parlare più del dovuto, perché dopo una cena a base di prosecco forse. Infatti c'è scritto 2 veneti a Firenze prima e dopo il prosecco, perché quello è ovvio. Abbiamo estrapolato di tutto di più, quindi alla fine siamo rimasti, e però non lo raccontiamo perché vogliamo che chi ci ascolta lo acquisti questo libro, anche perché poi insomma per noi questo libro è fare anche beneficenza giustamente a chi ha più bisogno di noi, e quindi questo aspetto qui ci teniamo in maniera particolare. Però ribadisco, con Renato è stata veramente una bella esperienza, unica direi, e quindi bene, tutto è bene quel che finisce bene, e certo, siamo contenti di aver fatto insieme questo libro. Nelle migliori librerie e online. Sì, è online, sì. No, è un libro che appunto che non parla di statistiche, di numeri, ma è un libro che parla di emozioni, di situazioni dove con Celeste in questa serata ci siamo ritrovate a riscoprire certe situazioni, ma anche molte similitudini su quello che abbiamo vissuto da giovani, quello che è stato il nostro trascorso, quello che è stata la nostra anche infanzia per diventare giocatori. E quindi c'è, grazie a Camilla Micalelli, mia moglie, e a Generoso, Massimo Generoso, che hanno scritto il libro, ci siamo messi giù, in questa cena è venuto fuori degli aneddoti che molte, sia la sua moglie che la nostra moglie, non conoscevano. E quindi hanno detto, ma perché no in questa cena mettere giù un libro, mettere giù degli appunti, e da lì poi sono scaturite altre cene, poi c'è stato anche il lockdown, quindi con riunioni, video, ed è venuto fuori un libro veramente bello, emozionante, che parla di situazioni, di esperienze, di particolari, di spogliatoio, di situazioni, molto bello, perché non è un libro impegnativo, un libro che si scorre benissimo, un libro che parla del nostro trascorso, che poi parla anche dei giocatori con cui abbiamo vissuto lo spogliatoio, ma che però è, la cosa più importante è quella che parla di queste emozioni, di queste situazioni, di quello che si è vissuto da piccino, di cosa uno voleva diventare, di uno cosa gli piaceva, e quindi può essere sia per il tifoso, perché comunque ovviamente parliamo di Fiorentina e anche di qualcosa ovviamente delle nazionali, ma parla ovviamente non solo sul tifoso, ma anche quelle che sono le esperienze, quindi può leggere anche una mamma, può rivedere sui figli certe situazioni. Ci siamo ritrovati in 2 o 3 esperienze che abbiamo fatto a livello di settore giovanile, non dico quasi simili, ma molto speculari, proprio perché questa voglia di fare calcio, di giocare a calcio, ci portava a fare quelle situazioni che abbiamo scritto nel libro. Quindi è stato molto divertente, molto emozionante. Poi insomma ci sono anche foto, ci sono veramente bello. Ci sono anche, poi non svelo niente perché non dico, ma ci sono anche poi varie didascalie dei vari giocatori che abbiamo avuto in campo e anche in camera, sì. E quindi abbiamo raccontato, e loro hanno cantato qualcosa di noi. E infatti, come vi ho domandato nella mia intervista, perché noi siamo stati, ricordo, gli unici qui a TVL, siamo rimasti fino in fondo alla serata. Bravo, troppo facile, però, prendere e poi scappare, come hanno fatto. Però abbiamo parlato di Marco Mordini nel libro. È vero, la prossima volta potete parlare anche di lì. E come vi al ho prossimo detto, libro, Marco. Adesso nulla viene per caso, perché lei è sempre entrata nel mezzo, perché Celeste ha esordito in Perugia
Juventus. Ma pensa, Renato, Juventus, Fiorentina. Poi in camera uno aveva Roberto Baggio, l'altro c'è Carletto Ognoni. Che c'è questo connubio di numeri, di fiorentinità, sì, incredibile. Di fiorentinità, sì, sì. È vero, è vero. È vero, è vero. Quindi sicuramente un libro anche per scoprire qualche piccolo segreto, giusto? Sì, 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 qualche segreto. Poi la beneficenza, insomma. Sì. Anche questo è un particolare da non sottovalutare. No, no, no. Unire l'utile al dilettevole. E si può richiedere, se non mi sbaglio, all'Eclettica, alla, sì, alla casa editrice, si può richiedere anche direttamente a loro. Certo, sì, sì, in tutte sì, le librerie, online, cioè, migliori librerie e online. C'è anche su Facebook le varie. Io l'ho comprato, ci resta presente. Poi vedi la Nazione, c'avevamo quella la maglia, insomma, è certo, tutto. Certo. Quindi, poi non è da poco, io continuo a sottolineare, non è da poco, due mani di Firenze, prima dopo il proseguo, proprio perché sono venute fuori tante cose, fino alle 6 di mattina sono venuti fuori aneddoti, battute, sempre più curiose, sempre più curiose, perché poi siamo ricordati veramente tante belle cose. Quindi è un libro comprato perché è un libro leggero, interessante, che secondo me anche a una famiglia può riscoprire delle sensazioni, e anche chi ha vissuto quel calcio che è un po', secondo me, come ha detto Gerette, passato, ma non passato perché era, perché no, è cambiato tutto il mondo sì, dagli anni 80. Era lo scherzo, cioè lo scherzo nello spogliatoio era presente in continuazione, e quindi non c'era solo il giocatore poi visto la domenica in campo, c'è tutto un seguito di quello che era la nostra presenza, e sdrammatizzare anche i momenti difficili, perché per dire uno come Roberto Baggio, che magari al di fuori dello spogliatoio nella città poteva anche essere visto come un ragazzo schivo, dentro lo spogliatoio era l'artefice di scherzi in continuazione, quindi Beppe Iacchini, che è stato vittima di questo scherzo, e l'abbiamo raccontato nel libro, è qualcosa di unico, e Beppe stesso se lo ricorda ancora, quindi ecco, questo passaggio, diciamo, del passato riportato oggi su un libro presente, veramente ci ha reso felici. Il calcio bello, io mi sono fatto autografare con firma e dedica, perché lo custodisco in tutte le altre cose che ho, di firme, foto, ne ho tantissime, però insomma due persone che sono due bravissime persone, oltre ai grandi professionisti, ma veramente Celeste e Renato, sono ben felice di averli qui al nostro fianco, davvero. Sì, e poi appunto il libro può essere anche un'idea per far conoscere il calcio di qualche anno fa anche ai più piccoli che si stanno avvicinando ora al mondo del calcio e che sicuramente si trovano davanti un ambiente molto diverso da quello che si viveva appunto qualche anno fa. Poi Marco, io tutte le volte ci racconti che le maglie e i libri, e qualche volta voglio venire io da te a farti un'intervista, così facciamo vedere tutte le cose che hai raccolto nel corso degli anni. Tutti i personaggi che no, insomma, in questi tantissimi anni questo lavoro mi ha portato grandissime soddisfazioni, perché tra interviste, maglie, ho conosciuto altre persone, andare anche a cena con personaggi che ora sono a livello alto. Ma tu sai, ecco, vedi, no, e tu poi sai che però in quel contesto dovrei nascondere qualche maglia che non sì, quella la nascondo, e oltre a questo potevo fare veramente il procuratore, perché tu una volta ti porterò, una sera ti porterò, li leggo, guarda, la prossima volta parleremo di giovani, ma quella puntata, ma con la telecamera, però no, io ti faccio vedere l'elenco dei calciatori che ora sono arrivati e sono giovani in Serie A, che io ho predetto almeno 4 anni prima vedendo di giocare. Porterò l'elenco in diretta. In Inghilterra si può scommettere su queste cose, forse potrebbe essere un'idea vero, per il futuro. Ora però diamo la linea alla pubblicità, ancora un piccolo break e poi torniamo, a tra poco. Bene, allora adesso andiamo a scoprire chi sono i top della settimana, come sempre di questo si occupa il nostro Marco Mordini, allora passo subito a lui la parola dopo la nostra sigla.
questa settimana, per la nostra consueta rubrica dei top della settimana, l'ho improntata tutta sulla nostra nazionale, perché mi sembra anche giusto. E come primo premiato, prima foto, so che te, Alessia, non puoi, hai una situazione un po' avvolgente, ti stai girando, non può mancare per la nazionale, parlo di nazionale, okay, allora, Federico bene, Chiesa, perché sì. Per la nazionale, perché Federico veramente sta facendo un grande percorso calcistico in nazionale, è stato uno dei protagonisti insieme anche a Pellegrini, ci voglio mettere anche Pellegrini, di questa, della partita dove siamo arrivati terzi contro il Belgio, ha procurato il calcio di rigore. Chi si intende un po' di calcio vede che è sempre quello che arriva prima, quel tocchettino in più, infatti ha costruito il calcio di rigore. Mi sbilancio qui in diretta perché credo che questo calciatore Federico arrivi anche a livelli molto alti e penso possa arrivare anche a vincere quel famoso palloncino, credo, non so. Il pigiama c'è la striscia bianco e nera, hai visto? No. questo te l'ho detto, di notte, questa situazione esula da quelle strisciate. Io parlo di nazionale, calciatore, allora, della nazionale. Il pigiama azzurro, ora. Azzurro diciamo azzurro, credo proprio non dico ora, ma in previsione possa anche fare un bellissimo campionato in Inghilterra, compreso poi questo palloncino arriverà fra non molto. Poi passiamo ad altro, e qui ci metterei sul piedistallo di questa settimana Nicolò Barella, perché ha fatto un gol favoloso, non a caso questo ragazzo poi gioca ad altissimo livello sia nell'Inter che sia nella nazionale. Chi lo ha preso e ci ha visto molto ma molto lungo. Per finire non poteva mancare il nostro mister Roberto Mancini, perché ha fatto questi anni alla grande, e come ha detto bene Paolo, è arrivato prima di altri in diversi calciatori, e ricordiamo che oltre che al record di partite, 37 partite senza perdere, abbiamo superato la Spagna e il Brasile, ha anche un altro record, perché ha vinto su 44 partite, ne ha vinte 30, ha superato Vicini, ha superato anche altri Sacchi e Vicini sono stati superati da Mancini, sarà difficile superare questo, con 11 pari anche e 3 soltanto partite e perse. C'è un altro grande calciatore che ha un grande record, che tutti dicono ma tanto qualcuno ci arriverà, il grande Gigi Riva, che io un tempo sono riuscito a farmi la foto al Coverciano, il grande Gigi, perché lo amo come calciatore, come persona, rombo di tuono da quando ero ragazzino, e ce la feci a fare questa foto, lui la custodisco insieme al libro del Cagliari dove mi sono fatto firmare dal grande Gigi. Ragazzi, fare 35 gol, sei diffuso del Cagliari comunque. Sono stato diffuso del Cagliari, 35 gol ragazzi in 42 partite, insomma è tanta roba. Infatti è un record che ancora detiene il grande rombo di Contone, il grande Gigi Riva, altro calcio bellissimo, altri tempi, davvero. Bene, con questo abbiamo concluso i top della settimana, sì. E allora io direi di andare a scoprire anche cosa è accaduto per quanto riguarda le squadre toscane impegnate nel campionato di Serie C e di Serie B, lo scopriamo insieme a Marco Mordini subito dopo la sigla, in realtà Serie C, giusto? Serie C, perché, ecco. Sì. Allora, per la rubrichetta di Toscana Gol andiamo come sempre nelle nostre squadre toscane. La Carrarese sta crescendo, ha battuto Limolese fuori casa per 4-2 ed è al 9° posto. C'è stato questo scontro grosso, Bassifondi, Viterbese, Grosseto. Il Grosseto ce l'ha fatta, ha vinto 1-0 fuori casa e al 16° posto. La Lucchese purtroppo ha perso in casa l'ennesima partita contro la Vispesaro 2-1, si trova le Bassifondi al 17° posto. E oggi ho sentito la notizia, ci sono state contestazioni grosse allo stadio, perché insomma la Lucchese era partita abbastanza bene, ora insomma ne sta perdendo un pochino troppo.
troppe. In Montevarchi invece il nostro amico Malotti, 12° posto, ha battuto il Modena 2-1, in Siena è stato fermato la Fermana 1-1 ed è al 4° posto. E vi dico, per quelli che ci prendevano un giro anche l'anno scorso, ma perché non gioca Montiel? Perché non gioca Montiel? Montiel non gioca nemmeno nel Siena, perché anche ieri era in panchina. Però era partito bene. C'è qualcosa in questo ragazzo, nella testa di questo ragazzo, e non lo sappiamo da diverso tempo. Il Pontedera ha perso a Gubbio 3-0, 11° posto. La Pistoiese, purtroppo, siamo qui vicini alla nostra Pistoiese, dei ragazzi di Sassarini, hanno perso in casa uno scontro contro il Teramo del nostro amico Federico Guidi. Il Teramo ha vinto 2-1 e Guidi si è riportato quasi alla metà della classifica. Purtroppo la Pistoiese, bisogna fare qualcosa, urge fare qualcosa, che questa squadra insomma va un po' alti e bassi, e ai bassi fondi al 19° posto della classifica. Poi passiamo anche all'Aglianese, il nostro amico Ciatti, fra l'altro era il suo compleanno, e che rinnoviamo gli auguri a Fabio Ciatti. Purtroppo è stato un amaro compleanno, perché il Real Querceta ha battuto in casa l'Aglianese, non ci voleva questa perdita, per 2-1 al 94°, e per ora vedo che il nostro Lombardo non è stato acquistato dall'Aglianese. Come mai? Fabio Ciatti, come mai non è stato acquistato ancora? Ma perché, Marco, sei sua gente? Io voglio bene a Fabio Ciatti all'Aglianese. Staranno trovando l'accordo. Un ragazzo che dice vorrebbe molto, ma molto alla grande vorrebbe questa squadra, però per ora non è stato ancora finito. Rinnovo la situazione di Lombardo. A forte l'attenzione. Poi mettiamoci anche il Livorno, grande Livorno, i nostri amici di Livorno che sono partiti alla grande, due vittorie con 6 gol fatti e uno subito, hanno battuto il Fucecchio 3-1, e ricordiamo che, ragazzi, basta ricordare questi nomi: Ghinassi, Bellazzini, Vantaggiato, Gargiulo e Torromino. Insomma, giocare in eccellenza a questa squadra, credo ormai Livorno sia fa un campionato a sé. Cosa ne pensi? Livorno fa un campionato a sé, non è neanche da parlare, verrà su facilmente. Invece l'Aglianese ha perso una partita contro il Real Forte Querceta, ma ha perso una partita che non ha meritato di perdere, perché l'ho vista e negli ultimi minuti veramente l'Aglianese ha avuto 2 o 3 situazioni che poteva veramente far gol. La partita che ha lottato, che ha avuto tante occasioni, e poi al 94° ha preso questo gol su un rilancio del portiere, palla lunga, spizzicata, insomma, sono andati in porta, ha fatto un gran gol il giocatore del Querceta. Però ripeto, la squadra c'è, l'Aglianese ha un buon assetto, è una squadra che lotterà fino alla fine, quindi è un episodio che può succedere nel calcio, ma non ha meritato assolutamente di perdere. Invece la Pistoiese cambia tutto, la Pistoiese i punti che ha fatto li ha fatti in trasferta, è solo uno in casa contro il Grosseto che ha pareggiato. Quando la Pistoiese va fuori, che si copre, quindi rimane lì compatta, può riuscire a fare qualcosa in contropiede. Quando deve fare la partita in casa, quindi comunque in casa, cerca di aprirsi, cerca di fare qualcosa di diverso, vengono fuori tutti i limiti, e ieri un errore, non dico già uno sconto diretto perché è troppo presto, però era una che era lì a pari punti con loro, e quindi persa in casa è un brutto episodio. È una squadra che è partita con tutte le attenuanti, con tutta la situazione che ha avuto, partita in ritardo, lo conosciamo tutta la situazione, però ecco, questo è un punto un po' preoccupante, perché in casa fa molta fatica, e quindi lì bisogna cambiare, lì ci vuole. Poi io dico sempre, no? Quando vai fuori, giochi a metà campo in contropiede, riesci a fare qualcosa. Quando devi andare a costruire a metà campo degli avversari, devi avere la qualità e le capacità anche individuali di superare l'uomo o di creare superiorità numerica, e quindi devi avere anche delle qualità. Quando vai nella metà campo avversario, lì devi costruire, devi fare, quindi ci vuole anche giocatori di una certa qualità tecnica, perché in C si va contro capoluoghi, contro squadre molto forti quest'anno, quindi il girone è anche molto difficile. Però ripeto, c'è tutto il tempo per rifarsi, è partita tardi, la società probabilmente interverrà ancora, perché manca ancora qualche tassello, però ripeto, è ancora molto lunga, ma questo non è un episodio solo, e quando sei in casa sta facendo molta fatica. E Celeste, ti volevo domandare, hai visto la situazione di queste squadre toscane? Sono molte, sono sui bassi fondi. Secondo te è una serie C difficile, è una serie C dove
probabilmente qualche società, mancanze di strutture, perché non è possibile vedere tutte queste squadre che l'anno scorso, no? L'Arezzo è primo in classifica ma gioca in Serie D, e tutte le altre sono state ripescaggi, e andiamo da 19esimo, 16esimo, solo in Siena eccelle un attimino ora, ma insomma c'è difficoltà. Le difficoltà sono sempre i valori nel calcio, no? Quindi dipende come sono state allestite, la forza che ha la società eventualmente per fare un salto di categoria e chiaramente poi le componenti anche dell'annata. Però io mi viene da pensare che queste società magari si sono accontentate di allestire queste formazioni senza andare più di tanto a rinforzarle sotto tutti gli aspetti. Quindi, infatti, il calcio non è matematica, però mi viene da pensare questo. Poi tre di queste squadre sono state ripescate perché erano praticamente retrocesse: Lucchese, Pistoiese e Siena. E Siena. E sono state ripescate, quindi non è anche facile sapere. Prima ti trovi un campionato, hai una certa struttura, hai certi giocatori che poi non sono sotto contratto perché sono dilettanti, poi devi andare a fare un contratto da professionisti con altri giocatori, quindi tutti quelli che magari sono andati in ritiro prima li devi mandare. Cioè, sono quelle situazioni veramente brutte perché le conosco molto bene e diventa difficile poi fare costruire un qualcosa di più importante attorno. Quindi io credo che questo campionato per molte di queste squadre, se riesce a arrivare alla salvezza, è già un obiettivo importante. Forse solo Siena ha una struttura un pochino, perché comunque ha comprato i giocatori da Paloschi, altri giocatori molto importanti, però gli altri se fanno la salvezza già, è già un ottimo obiettivo. E poi da lì, secondo me, ecco, poi dopo allora devi costruire qualcosa di più importante, perché altrimenti non puoi fare tutti gli anni con l'acqua alla gola, anche perché adesso vogliono fare la riforma dei campionati, ma dal prossimo anno ancora non ci sarà. Quando tu retrocedi dalla C, devi andare in Serie D, cambia tutto, perché da una parte sei professionista e dall'altra parte sei dilettante. E sul fatto delle squadre toscane, è che ora sta venendo fuori benissimo il Pisa e l'Empoli è sempre stato. L'Empoli è sempre stato. Ecco perché parlo di strutture, di società, di dirigenza, perché Empoli e Pisa però che il proprietario è? Il proprietario è russo, è logico. È proprietario russo e ha fatto investimenti grossi. Ha fatto investimenti grossi ed è una società in grande crescita. Ha preso anche dei giocatori nel settore giovanile, ha costruito un settore giovanile. Ovviamente gli mancano tantissime strutture ancora perché non ha fatto in tempo e cercheranno di farle. Però anche sotto quel punto di vista hanno creato e stanno cercando di creare un futuro per i ragazzi per andare a giocare nel Pisa. L'Empoli non se ne parla nemmeno, c'è l'eccellenza. Ha fatto la polisteria all'interno di Montemolo. L'Empoli è guidato da una dirigenza che sa di calcio, sana, che sa che può retrocedere, però e poi sta facendo benissimo. Ma l'Empoli fa benissimo perché quella è la realtà. A Firenze è improponibile quello che può fare l'Empoli, perché un conto è fare su e giù un'annata, vinci, perdi, vai giù, retrocedi, comunque, vabbè, a Firenze questo non esiste. Questo non esiste, magari sotto un profilo magari di programmazione sotto giovanile posso anche capire, però ripeto, a Firenze quel discorso lì non è fattibile. Perché non si può aspettare certi giocatori, non c'è questa capacità e soprattutto poi Firenze devi giocare e ambire ad essere tra le big. L'Empoli non lo può fare, sa già, per loro non gli interessa essere tra le big, basta salvarsi se ce la fanno, ma far esordire i giocatori, avere la possibilità di sopravvivere, di incidere sul poi sul budget, perché loro vivono di questo. È fondamentale se vogliono sopravvivere, anche per tenere alta la qualità e soprattutto una società, perché l'Empoli in Serie A è tanta roba per una società così piccola. Sì, 50.000 abitanti, però è già la sesta promozione che fa corsi con l'Empoli, che è un tanto di cappello, insomma, la società che gestisce anche il settore giovanile con lo scudetto vinto primavera e poi buonissime squadre nel 17, nel 16, stanno facendo veramente bene. E poi quello che conta, come abbiamo sempre detto, ogni anno c'è qualche calciatore che sale e va a esordisce in Serie A, poi viene venduto, però insomma è questo il giro che deve fare l'Empoli. Certo. E che la Fiorentina non si può permettere, perché la Fiorentina ha altri obiettivi, te lo ricordo, Marco. Certo, altri obiettivi. Ce li abbiamo. Però sono due anni per ora che non vediamo calciatori in rosa. Due contro svariati. Contro abbiamo fatto un filotto di 10 anni come minimo. Ecco. Come quindi, tutti gli anni infilavamo dentro con pantaloni. Per ora
No, non sta andando così male quest'annata. Dei prossimi impegni della Fiorentina ne parliamo tra poco, a ritorno dalla pubblicità, quindi non cambiate canale, restate con il Salotto del Calcio. E allora riprendiamo andando a dare uno sguardo a quello che accadrà proprio in casa Viola nelle prossime settimane, quando la Fiorentina sarà impegnata in 4 partite che probabilmente ci diranno molto sull'annata dei Viola, perché ci troveremo ad affrontare prima il Venezia nel posticipo del lunedì, poi il Cagliari, la Lazio e lo Spezia, quindi 3 partite non semplici, ma che sembrano tutte comunque alla portata di quanto abbiamo visto finora, almeno della Fiorentina che abbiamo visto fino a questo momento. Renato, quanto sono importanti questi incontri per la Fiorentina e quali sono quelli che ti impensieriscono di più? Beh, ovvio sono importanti, e più che altro insomma adesso quando parli anche del Venezia, del Cagliari, quest'anno è bello perché le senti le partite dove sai che non dico che devi andare a vincere, ma che vuoi che la squadra può andare in questi campi e portare a casa un risultato importante. L'anno scorso, soprattutto dai, perché sono lontano in classifica rispetto agli anni bravissimo scorsi. L'anno scorso dici ma speriamo fare un punto, speriamo di non perdere, insomma, quindi già questo è un grande passo in avanti. Quindi Venezia è una squadra che sa giocare bene, è una squadra che ti può mettere in difficoltà, perché il Venezia è forse tra quelle che sono neopromosse in questo momento che ti può mettere più in difficoltà, perché c'è un'ossatura dietro, sì. Anche la dirigenza che conosco bene, da Paolo Poggi ad altri, che stanno costruendo un qualcosa di importante. Adesso sono ritornati anche a giocare al proprio stadio e quindi è forse una delle partite più difficili in questo momento da affrontare. Poi le altre, ma ripeto, sono tutte squadre che possiamo dire Venezia, Cagliari, la più difficile c'è Lazio, però calcio italiano di facile e non c'è nulla. E non c'è nulla, quindi bisogna ricreare quel gruppo che c'è sempre stato e cercare di portare avanti quel discorso di atteggiamento. Spero che italiano riesca a mantenere per 90 minuti quell'assetto, quella capacità di avere quell'intensità nella metà campo avversaria, ma secondo il mio punto di vista, come ho già detto in tante occasioni, è importante che dia quel tipo di gioco, che riesca a mantenerlo per un certo periodo. E secondo me poi dopo devi abbinare un po' come ha fatto a Udine, cioè qualche volta sapessi difendere un pochino più bassi. Non vuol dire rinunciare ad attaccare o rinunciare alla propria identità, no. Certo. Magari in 30 metri un pochino più bassi, ma poter anche avere questa possibilità di difesa, perché tenere quei ritmi uno contro uno nella metà campo avversaria, andare ad attaccare, fare pressione, e abbiamo visto anche contro l'Inter è bastata una giocata importante, si è ritrovato Martin quarta, si è ritrovato l'altro uomo contro uomo in contropiede, rischi di, come abbiamo visto, di fare il rigore. Cioè sono quelle situazioni dove in Serie A trovi gente con gamba, giocatori con prestanza fisica, e ti mettono in grossa difficoltà. Quindi ecco, io credo che questo secondo me per italiano può essere una cosa importante da poter valutare, di costruire piano piano e pensare di fare queste due tipologie di gioco, perché secondo il mio punto di vista sarebbe l'ideale per questa Fiorentina. Davide, quanti punti ci possiamo aspettare di raccogliere nei prossimi incontri? Allora, considerando che insomma ci sono squadre che hanno avuto delle difficoltà tutte e quattro, a parte il Venezia che si è ripreso bene, però comunque lo Spezia è una squadra che è, insomma, in fase di costruzione ancora, mi sembra, e con questo Thiago Motta secondo me è un allenatore valido, ma aveva bisogno di un organico forse un po' più pronto. E, insomma, c'è comunque la Lazio di Sarri che non è una garanzia al momento, insomma, perché è vero ha vinto il derby, però contro il Bologna, cioè, totalmente annullata. E, insomma, ci sono delle squadre che secondo me ancora non si sono scoperte per come sono veramente. La Fiorentina ha il vantaggio di essersi ritrovata subito fin dall'inizio, è squadra in tutti i sensi, nonostante vabbè tutte le questioni che abbiamo detto prima, però c'è un'idea forte di gioco, ci sono tanti giocatori rivalorizzati che non ce lo saremmo mai aspettati. Penso di vedere Saponara, di vedere un Duncan che sembra un trattore, trascina lui l'azione offensiva. Poi c'è insomma una varietà di scelta in difesa non indifferente. Io penso che comunque non vorrei fare vorrei fare bottino pieno, però certamente ci sono anche le squadre che sanno che devono lottare per salvarsi. E quando trovi un Cagliari che è a un punto, insomma, è in fondo alla classifica da solo, c'è bisogno comunque di prendere certe partite con le molle per evitare degli scherzetti. Quindi penso che
squadre di questo tipo qua siano quelle più ostiche, soprattutto se arrivano in casa e non hanno, diciamo, tra virgolette, niente da perdere, anche se inizio, insomma, la fase iniziale del campionato, però non lo so, vedo la Fiorentina messa bene, soprattutto nel fattore, diciamo, trasferta, riesce veramente, ha fatto full di vittorie, quindi insomma. Però in casa bisogna stare attenti, perché cioè, effettivamente, non per dire, Cagliari è anche una squadra che ci sono dei valori buoni, insomma, c'è Chetà, c'è, insomma, Pavoletti, se torna a essere Pavoletti è forte, c'è Gio Pedro, quindi non è una squadra che anche se è in fondo alla classifica. No, col Cagliari basta vincere solo 1-0, così cioè, la spandiamo, però perché poi se andiamo a punzecchiare, voglio dire, c'è dei presidenti che sono alla fine del mondo, c'è Giulini, non so se può fare il presidente di Alcio oppure di Bocci, perché dare la colpa a Leonardo Semplici e poi far allenare, con tutto rispetto, a Mazzarri, che non è che ha fatto, no, anche perché appunto Mazzarri è arrivato, poi, ma ha trovato Mazzarri, la stessa squadra che aveva con un contratto di 3 anni se non mi sbaglio, qualcosa del genere, no, voglio dire, no, e Semplici ha salvato il Cagliari in maniera eccellente e nessuno se l'aspettava, ha fatto un percorso Leonardo Ramoroso e Locacci, poi sicuramente ci saranno situazioni dietro, però se vai a prendere Mazzari non è che il gioco è andato a migliorare. No, ma più che altro secondo me al di là del discorso di prendere Mazzari, perché magari può piacere anche un allenatore del genere, punti sulla voglia di riscatto, poi comunque ha fatto anche delle belle cose Mazzarri in passato, ma secondo me vale per Semplici il discorso fatto per tantissimi altri allenatori, anche se ti ha salvato la squadra, se in estate ti rendi conto che i progetti e le visioni sono diverse, ti stringi la mano, ti saluti e ciao, uno va da una parte e uno forse va dall'altra, ma meglio cominciare senza basi solide per poi lasciarsi dopo quante 4 giornate perdi solo del tempo. Sì, ma l'aveva già fatto Giulini questa cosa, perché Di Francesco, nonostante le 9 sconfitte, era stato rinnovato il contratto per l'ennesima volta, che solo Leonardo è arrivato lì, non è riuscito a no dai, via, lasciamo perdere, perché siamo a dei livelli proprio. Saranno state altre questioni. Sì. Io se li faccio il giocatore di calcio, il procuratore mio è Marco Bordini. Certo. Sì. Va bene, Renato, lo vuoi anche te? Assunto immediatamente. Anzi, okay, a sto punto vediamo se ci trova squadra. Vi lanciamo anche voi, sicuramente. Se ci trova squadra, via. Marco riuscirebbe a sistemare tutti in 4-4-8, io credo, perché ormai ha il polso della situazione di tutte le squadre. Celeste, dicevamo, una serie di partite comunque interessanti, che formazione prediligerà Italiano? Formazioni sempre, appunto, come diceva Renato, che puntano molto sull'attacco, sul giocare molto sbilanciate in avanti, oppure una volta che abbiamo conquistato un po' di punticini, siamo una squadra che comunque in questo primo periodo ha fatto piuttosto bene, quindi possiamo anche cercare di tenerci un po' più bilanciati. Ti stai avvicinando molto alla filosofia di Marco Mordini, no? Mi hai visto? Alessia no. È la vicinanza. Torna sul tuo binario. È la vicinanza. Allora, io credo che questa squadra, la Fiorentina quest'anno, abbia una filosofia diversa nell'approcciare proprio la partita. E questa è dovuta indubbiamente all'allenatore, che cambia in continuazione. Quindi il titolare inamovibile è rimasto Vlahovic, credo, in tutte le partite, no? Per il resto c'è sempre stato un cambiamento, e sicuramente questo ha portato un'innovazione in questo spogliatoio che forse era un po' troppo piatto, o meglio, forse c'era chi si sentiva titolare inamovibile e chi doveva sudare per conquistarsi il posto. Questo aspetto qui, secondo me, è di fondamentale importanza quando hai un gruppo come quello della Fiorentina, dove non c'è il campione di turno, ci sono tanti gregari che messi insieme possono dare un gioco e della qualità a questa squadra. Quindi io credo che in assoluto dobbiamo, ecco, sostenere questa squadra con le sue difficoltà, perché ci saranno anche momenti sicuramente che non offrirà un calcio come ha offerto in questa prima fase. Però è un'innovazione e questo allenatore, dal mio punto di vista, può fare la differenza per questa squadra, che ha bisogno, ribadisco, di tornare in pianta stabile a fare le coppe, perché poi se questo avviene avrei meno difficoltà a tenere Vlahovic nella situazione. Quindi questo aspetto qua della partecipazione alle coppe europee diventa fondamentale per qualsiasi società, e in questo momento lo è anche per la Fiorentina.
Marco, si è parlato di titolari inamovibili che fino insomma l'anno scorso alcuni si sentivano molto tranquilli, avevano il posto assicurato, ora addirittura si parla anche di mettere in discussione Dragoschi e far entrare Terracciano titolare. Saresti d'accordo oppure la vediamo una mossa un po' azzardata? Si equivalgono in diverse cose, però poi eccelle più uno e l'altro in altre situazioni. Terracciano mi ha stupito veramente in questi anni perché ha fatto prestazioni veramente eccellenti. Dragoschi riesce anche lui, però a volte fuori dai pali non esce tanto bene, è migliorato molto, ma sono due portieri e se manca uno può giocare l'altro senza problemi. Ma Dragoschi con questo infortunio che ha avuto, credo che Terracciano debba giocare per diverse partite. È un paio di mesi ci vorranno davvero, che questa cosa non ci voleva, ma meno male abbiamo veramente un portiere di riserva che può far molto bene. Come abbiamo anche sia nel finale di campionato dell'anno scorso che di quest'anno il nostro Jack Bonaventura, che addirittura c'è questo rinnovo di contratto che vogliamo prolungare. Lui ha fatto qualcosa di bello a Firenze, è migliorato nel finale del campionato dell'anno scorso, quest'anno è partito molto bene, guida la squadra, fa molto bene al centrocampo, è un punto fondamentale di questa Fiorentina secondo me. Anche Aion è un punto fondamentale, è sempre titolare. Sì, è sempre titolare anche lui, però sta prendendo il posto ultimamente, non è che ha fatto bene. È nel posto a Sottile, secondo me Riccardo Sottile. Chi dovrebbe giocare? Riccardo Sottile. Perché se non lo fa giocare va giù di morale. Riccardo si demoralizza. Giù di morale. Ora devo andare con lui perché mi ha detto. Ma va più giù di morale Sottile o vai più giù di morale? Non lo chiami mai. Non lo chiamo mai. No, mi ha già detto ci troveremo con calma prima di Natale. Con molta calma. Devo discutere con ma lui. Ma quale Natale? No, questo è no, non si sa. Natale 2021. Che sentirò che cosa mi dici, però se non gli dai fiducia a Riccardo poi adesso deve rinnovare appunto, perdiamo anche lui, sì, si fa proprio completamente, no? Ma Mordini è la percentuale come mandai via Teglio ce la fece a farlo mandare via da Sosa, allora intervenne poi Federico, entrò lui di sicuro, infatti ci avevo visto bene, no? E qui bisogna pensare al futuro sulla destra, Riccardo Sottile, perché a gamba, a dribbling, a forza deve migliorare, come Federico sempre testa bassa, ora meno Riccardo, deve migliorare anche quando rientra, saper difendere, alzare un po' più la testa quando a volte fa un movimento in più, ma loro lo sanno meno di me, sono più tecnici, però a volte fa quel passo in più, quel movimento in più che perde la palla a volte o inciampa perché dopo viene contrastato. Però Riccardo è veramente una potenza del calcio italiano e bisogna tenerselo ben stretto noi della Fiorentina. Si capolisce un po' troppo. Però lo passiamo. Ma è proprio quello che gli manca, perché la differenza un po' deve fare quella, cioè quando lui poi dribbla o fa un gesto tecnico che è molto veloce, molto rapido. Il gesto tecnico poi deve essere finalizzato o qualcosa. Infatti. Perché tu quando lavori negli ultimi 25-30 metri, il tuo gesto tecnico, che è valido, lo devi finalizzare qualcosa. Quindi, o un passaggio gol, o un tiro in porta, o un cross, o un passaggio compagno che possa essere smarcato, che possa essere anche pericoloso per la squadra. Invece a volte questo gli manca, cioè ritorna indietro, oppure non vede quella situazione pericolosa, oppure si incaponisce e ritorna a riscartare perché vuole andare da quel lato. Quindi è ovvio, è molto giovane, ma sono quelle situazioni che lui lì deve migliorare molto, perché c'ha lo spunto, c'ha la qualità. Però e quello spunto, quella qualità la deve mettere a servizio della squadra. A Cagliari, a parte poi ha avuto un'infortunio, è stato 4 mesi fermo, però quell'inizio di campionato, quei 3 mesi che ha fatto, che Leonardo lo faceva giocare titolare fisso, dava anche il contributo dietro, noi vedevamo le partite, era migliorato molto perché la fiducia che gli ha dato Leonardo Semplice a questo ragazzo la ripagava in campo, fece un paio di gol, giocava anche per la squadra. L'avevo visto molto bene, l'avevo visto. Bisogna dargli fiducia. Ma scusa, quando lo vedi 25 ottobre? No, ottobre, novembre, ci vanno a doppia dicembre, che cosa succede? Ha detto prima di Natale, quindi. Perché anche lui è venuto due volte da noi, l'abbiamo lanciato direttamente alla Serie A anche lui. Ecco. Sì, che voglio dire, no, fa per dirvelo. Ecco.
No, chi è venuto da noi? Sì, sì, no, Ranieri, è venuto. Ranieri, Castromini, è venuto da noi anche Sottile, Gori, sicuramente. Sottile, però... Chiesa. Sono tutti, dove sono ora? Vabbè, noi guarda, ti diamo tutti fiducia. Dio bene, Celesti. Adesso manca andiamo solo avanti. manca solo l'italiano per dar fiducia a Sottile, siamo a posto. Ecco, infatti. Diamo la linea alla pubblicità, ancora pochi minuti di pausa e poi torniamo qui con il salotto del calcio. Bene, allora abbiamo fatto un po' l'analisi di quelle che saranno gli impegni della Fiorentina nelle prossime settimane. E ora io vorrei, però, visto che abbiamo aperto parlando della situazione di Vlahovic, voglio abbandonare la situazione di Vlahovic, però voglio andare a indagare se ci sono dei nomi che potrebbero essere interessanti per l'attacco della Fiorentina, perché si parla molto di Berardi che sembra voler venire a Firenze, però non è un vero e proprio attaccante adatto, insomma, alla nostra situazione. Si parla di Lucca, che è un giovane molto promettente, e poi Marco, chi ci potrebbe essere? Finalmente qualcuno. Io ora come ora dovrei vedere bene, perché non vedo attaccanti dal livello di Fiorentina. Ora credo che punterei veramente più fortemente, più volentieri su un ragazzo come Lucca, se te lo danno, perché ora non è che ora tutti gli occhi sono addosso a questo ragazzo. Puntare su un ragazzo di quel genere, di quel tipo, dell'entusiasmo, e può crescere, perché andare a prendere attaccanti forti sarà molto difficile, perché non fai le coppe e si spera di farle quest'anno, ma non è facile con i soldi che arriveranno, che ne arriveranno tanti, oppure degli scambi. Scambi ti possono dare anche una punta che è forte lo stesso, ma è in panchina, nel senso uno squadrone che può essere all'estero, che può essere in Serie A, e prende poi anche altri soldi. Sarà un'operazione da fare veramente puntigliosamente, con cervello, con tutto, perché non si può sbagliare il tipo di attaccante per questa. Non credo vada via a gennaio, perché sennò sarebbe veramente il colmo. Però dal prossimo anno, già da ora, bisogna lavorarci sopra per vedere chi è che poi sborserà di più e che cosa porterà nelle tasche della Fiorentina. Ma bisogna rispendere, ecco perché ti dico: togliamo i portafogli, lo diamo tutto a Burdisso e ci pensa lui, perché ancora togliere i portafogli di mano ancora a chi con questa non è storia in grado. Vabbè, questo poi se la vedranno loro. Paolo, secondo te ci sono degli attaccanti in circolazione adatti a questa Fiorentina, sia qualora si dovesse risolvere la vicenda Vlahovic, sia nel caso in cui dovesse partire e ci fosse necessità di rimpiazzarlo? Ma sicuramente i due nomi che hai fatto sono due nomi molto interessanti per motivi diversi. Lucca può essere il classico talento su cui puntare, bisogna avere il coraggio di puntare su ragazzi come lui, anche perché se no poi non ci si può lamentare che non ci siano attaccanti in Italia o che il record di gol in azzurro ce l'abbia ancora, come ricordava Marco prima, il grande Cici Riva. Chapeau a Riva, ma il fatto che questo record duri ancora dagli anni 70 è un po' preoccupante. E per quanto riguarda Berardi, potrebbe essere un altro attaccante molto interessante, più esperto ovviamente rispetto a Lucca. Bisogna vedere anche cosa vuole italiano, cioè se vuole un rinforzo più sull'esterno, e quindi Berardi potrebbe essere il colpo ideale, oppure se vuole come eventuale sostituto di Vlahovic o alternativa nel caso in cui si dovessero calmare le acque, un giocatore giovane come Lucca da inserire piano piano, un attaccante più esperto. Se dovesse volere un profilo giovane, Lucca potrebbe essere il giocatore ideale, e per Lucca potrebbe essere ideale una piazza come Firenze per arrivare in Serie A invece di andare subito in squadre più forti, dove probabilmente non giocherebbe. Però ha detto bene, Berardi è più un esterno, Belotti non lo vedo tanto, Lucca potrebbe essere davvero, perché Berardi lo vedo molto esterno, di appoggio. Però ha detto una cosa sbagliata, siamo una rampa di lancio a questo punto, perché Lucca passa di qua e poi va via.
No, mettiamoci la calamita, teniamoci. Ma magari, io spero non sia più una rampa di lancio da Fiorentina. Hai visto come si ragiona qui ormai? Lo so, ma perché ci hanno portato certi presidenti? Ci hanno portato certi presidenti. O non ha detto che i soldi non sono un problema? Certo, allora non più rampa di lancio. Consolidiamo questi giocatori importanti. Ma speriamo, ma se non riusciamo a trattenere nessuno, è normale, no? I procuratori ce li portano via, i presidenti non possono spendere più di quello che possono spendere, e poi la cosa cruciale e importante è che non facciamo le coppe. Non facendo le coppe non trattieni nessuno e nemmeno. È un punto a sfavore questo. È un punto a sfavore, molto a sfavore. Invece negli anni passati, quando abbiamo, vi ricordate, 4 anni di fila in Champions, poi o se no in Coppa UEFA. Ma ci possiamo tornare a questi livelli? Appunto, so, e che fiducia, Marco. Ma io voglio fiducia, che lo dico per il bene della Fiorentina. Voglio, che mi sono rotto le scatole di vedere la Fiorentina sempre in parole povere, nei bassi fondi. Certo, bassi fondi non ne posso più. Le sette famose sette sorelle ci siamo rimasti per diversi anni. Siamo vedovi. E non importa arrivare, lo sappiamo. Ma lo sappiamo, la realtà nostra, vincere lo scudetto sarà difficilissimo. Ma entrare nelle coppe tutti gli anni, vai a giocare, ti prendi il calciatore forte, da te poi ci viene sempre. E questo che ci manca, basta con questo 12° posto, 11°, 15°, non se ne pone più. Arrivederci, si dà la medaglia e si mandano a casa. Davide, torniamo al discorso originale prima delle divagazioni di Mordini. A te chi piacerebbe vedere a Firenze, sia a fianco a Vlahovic sia in alternativa? Posso partire da chi non mi piacerebbe? Allora, Belotti no, ma non perché, attenzione, il giocatore è utile anche quando non segna Belotti, perché comunque contribuisce anche in difesa e tutto, però troppi infortuni, sì. Ci vuole anche una garanzia, insomma, sia una garanzia un po' fisica dal giocatore che vai a prendere. Non puoi prendere più, non puoi permettere di prendere giocatori che spariscono per 2 mesi per problemi vari, insomma, infortuni, e poi si ripetono continuamente. E questo è anche il caso, per esempio, è venuto fuori anche un ritorno su Milik. Anche Milik è un giocatore che non ti dà una garanzia che possa essere una di giocare sempre integro, ha subito tanti infortuni. Bisogna cercare un giocatore che sia giovane dal punto di vista proprio anche fisico, che non abbia più. Cioè che non rischi più di farsi male e di non essere più, diciamo, importante. Io andrei davvero su un giovane, pur investendo tanto. È vero che Sassuolo, gente come Scamacca e Raspadori, ripeto, non te la dà, però è anche vero che se ci provi un po' di più, magari non a gennaio, perché è veramente difficile fare un mercato serio importante a gennaio, almeno tu parta già da prima, però a meno che non ci riservino le sorprese mirabolanti. Io penso che il vero mercato sull'attaccante partirà in estate, allora sì, veramente devi andare a investire su quelle che sono le giovani promesse, come può essere anche Lucca, per carità. Però magari avere un po' più di garanzie, gente che ha già giocato in Serie A, che conosce meglio il campionato, ti farebbe comodo. Abbiamo due giocatori, il Sassuolo è da sempre una squadra che, società che sforna, insomma, grandissimi giocatori potenzialmente, non soltanto in attacco, a centrocampo, vedi, insomma, ci sono tanti giocatori che vorrebbero fare il caso nostro, ho nominato il Sassuolo per fare un esempio, ma volendo anche lo stesso Berardi sarebbe un rinforzo importante, magari quello è più fattibile, perché ha già dimostrato che voleva andare via, magari riprovandoci, chissà che anche a gennaio l'italiano non voglia un esterno, perché ricordiamoci, la priorità era l'esterno, prima di essere quella, un attaccante. Come Iachini era il centrocampista. Perché qua virtualmente è vero che Vlahovic si può dire non è più la Fiorentina, soltanto virtualmente, però la priorità è quella di avere tanti esterni. Quindi io sono convinto che a gennaio la Fiorentina andrà prima a cercare un esterno che possa essere un rinforzo sulla destra. Io prima, ho fatto una battuta imbeccandosi su Callejon, su Sottil, però a destra purtroppo c'è un anello debole rispetto a sinistra, una memoria. Quindi secondo me una certezza a destra ci vuole. Non so se possano tornare su Orsolini, perché anche Orsolini ormai mi piacerebbe è stato molto, un po' accantonato da Miano, ci abbiamo visto. Quindi. Ma secondo te a destra potrebbe arrivare un nome e basta, oppure se ne arriva uno vuol dire ne parte un altro? No, secondo me se ne arriva uno resta, perché lui vuole proprio un ricambio sulle. Cioè l'abbiamo visto in tante partite, italiano ha cambiato proprio sulla destra, ha messo prima Sottil, poi ha messo Callejon, poi ha rimesso Sottil. È vero che ora sta puntando su Callejon, perché forse ha bisogno di giocatori senza nulla togliere a Sottil, che gli danno garanzie. Lui vuole giocatori che abbiano quell'intelligenza tattica e vedano prima le azioni, prima di tutti. Callejon c'ha esperienza a vendere, è vero che è un po' fermo,
però c'ha questo, ne parlavo prima con Paolo, Odrio Zola sta facendo il ruolo di Caicon, sì, e Caicon sì, fa il ruolo di Odrio Zola e trocede lui, però vabbè, sono intuizioni dell'allenatore. Io resto convinto che più dell'attaccante la priorità resta per gli esterni, sì, lui sì. È stato chiaro fin da subito, voleva 5 esterni da cambiare, quindi anche di più. Però per trovare un Haaland della situazione dobbiamo avere, ma Haaland è stato beccato come Van Basten, vi ricordate, era stato contattato prima di tutti da noi della Fiorentina, se vi ricordate, da Cinquini, se mi... no da Fermo, da Nassi. Nassi, bravo, te sembra la memoria, c'è un po' di nebbia, comincia a confondere i nomi, 85, 90, 87, da Nassi aveva contattato per primo Van Basten. Deve arrivare primi, perché la società della Fiorentina deve arrivare prima degli altri per prendere questo tipo di calciatori, per scegliere come, ma ci vuole mercato, una rete di osservatori molto buona che gira e che trova questo la Lucca rete... della situazione o Haaland della situazione. Poi non si può toccare sotto, io mi alzo tutte le volte, io mi alzo, lo facevo io, lasciamolo fare, lasciamolo fare. Il telespettatore comunque ha chiesto dalla perché non prendere un attaccante alla primavera viola, sì, mi verrebbe da dire. Senti questo che dice? Un telespettatore ha chiesto perché non prendere un attaccante alla primavera viola, mi permetto di rispondere perché al momento di attaccanti nella primavera viola che possono essere da Serie A, secondo me non ce ne sono tanti. Tornare Gori, ecco, brava Alessia, qui è la, questa è la vicinanza, sta, con Marco sta cominciando a capire. Gori no. Sarà uno che potrebbe in futuro tornare a Fiera, l'ha anche dichiarato in questi giorni. Mi stai parlando di Haaland e Gori, ma no, che c'entra? No, io ti ho detto, io sono in confusione, Celeste, in questo momento sono in confusione, guarda che noi dobbiamo rientrare in confusione, casa. Noi che andiamo a Viareggio per tornare a Fiera, io ho fatto il paragone uguale a lui, però Gori può essere un profilo che col tempo, come è veramente forte questo ragazzo, è il nostro, che un giorno potrà entrare a far parte della rosa. Un giorno. Ma io ci sono due aspetti, secondo me, che adesso per sostituire Vlahovic o cosa sarà di Vlahovic. Uno, secondo me, è se lo vendi a gennaio, chi puoi prendere? Perché intanto e se quindi? La società decide di venderlo, lo vende. Quindi lì sono due aspetti che lì la società deve fare la valutazione. L'unico che può prendere a gennaio, secondo il mio punto di vista, è Belotti, perché ha la stessa situazione al Torino, probabilmente per incassare e monetizzare anche il Torino può dartelo. Spenderesti i soldi lì per però prendere. È l'unico che puoi andare a prendere quel in questo momento, perché se vai a prendere Berardi non ti sostituisce Vlahovic, cioè, se tu decidi di venderlo a gennaio c'è questo giocatore, forse c'è Scamacca, forse ma è un forse è un grande... e quindi ce ne sono pochi. Lo vedo due. Preoccupato Marco. Sì, questa sera strano. Potrebbe non dormire. Strano. Sì. Se tu vai a giugno, lo programmi da qui a tutto, da gennaio, la programmazione, puoi andare a prendere. Io, secondo me, vai a prendere un giocatore di una certa importanza, un attaccante di una certa importanza, e poi ci puoi prendere un giovane dietro. Ma due li devi prendere, e quindi può essere questo il binomio. Io, per dire, ho seguito da tanto tempo, sto prendendo un giocatore, ma non, secondo me non te lo daranno mai, che è Origi del Liverpool. Però è un giocatore, viene da noi, non te lo danno, non lo so però se tu poi dopo vuoi costruire un qualcosa di più devi andare a prendere un attaccante di valore, perché se ti va via Vlahovic e ti va via un giocatore di valore, per prendere un attaccante devi andare a prendere un attaccante di valore, e dietro non può essere Luca, anche se credo che poi non ci sia solo la Fiorentina dietro, ma ce ne siano parecchi in questo momento, visto quello che è successo, o comunque un giovane che abbia delle qualità, può essere Gori, come dici te, può essere qualsiasi altro, che però può crescere dietro a un attaccante di quell'esperienza. Però questa, secondo me, è il punto di vista che deve avere una società. Origi sarebbe ottima. Al di là di seguire tutti questi nomi, io credo in questo momento il dato certo di fatto che italiano può dare un segnale del prototipo del giocatore che serve a lui. E quindi in questo momento qua, che potrebbero esserci delle difficoltà nelle scelte, perché i giocatori sono quelli, magari c'è Mister X, l'attaccante X, che rientra in quello che è il suo modo di fare calcio. Potrebbe essere anche un nome che a noi ci sfugge e che è già presente. Sfiducia Marco. Dai, no, italiano, l'ha visto italiano. Ah, se lo va a vedere sto italiano. Dicendo, un prototipo giocatore sì. Che rientra nel metodo di italiano di fare calcio. Sì, certo. Ci sta che l'italiano abbia dato un'indicazione su qualcosa
che noi non ci pensiamo nemmeno. E magari Burdisso va a scovare. Infatti Burdisso, però deve partire Burdisso, l'aereo, anche oppure perché, in Italia. Anche in Italia. Anche perché in genere dei nomi che si sente girare prima delle, poi, delle sessioni di calciomercato difficilmente si concretizzano. No, Marco li brucia tutti. Esatto. Io voglio vedere andare via a gennaio il russo, assolutamente. Ma perché no. È un anno che è qui e che non rincorre nemmeno la palla. Ma non sai, Marco, secondo me cosa fa l'allenamento? Gioca su Buteo oppure fa qualcosa? Non so. Forse gioca su secondo Buteo. Me Marco se lo propongono a lui, ma rinnovo, rinnova subito. Chi è che ha avuto il coraggio di fare un'operazione del genere? No, ditemelo voi. Se lo facessi io una ditta, verremmo licenziati direttamente in tronco. Stiamo a vedere, sia mai che piano piano magari potrebbe smentirti, no, non si sa, non si sa. Però per stasera sicuramente no, perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, come sempre su TVL, con il Salotto del Calcio. Io ringrazio come sempre Marco Mordini. Buonasera a tutti. Paolo Loro Lamia. Buonasera a tutti. Poi passo sull'altro lato a ringraziare e a salutare Celeste Pin e Renato Buso. Buonasera, anche buonasera, anche per Alessia. Averci grazie parlato del loro certo libro. Acquistato. A Firenze, certo. Librerie online, i due veneti a Firenze. Il nostro procuratore. Certo, esatto. Certo. Comprato, bravo, digli, comprato con me. Ma comprato come che va, soldi anche beneficenza di che bisogna farlo per forza. Infatti, assolutamente sì. Ringrazio anche David Fabbri. Buonasera a tutti. Salutiamo anche Daniele. Sì, salutiamo anche Daniele Innocenti, che stasera non ha potuto prendere parte alla trasmissione, ma che tornerà presto. Fortuna, sì, ma tornerà. Sì, tornerà presto. Noi vi ringraziamo per averci seguito e allora appuntamento alla prossima settimana. Un buon proseguimento di serata a tutti.